Ciao a tutti bella gente, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi siamo su un nuovo gioco, ossia Astra, The Knights of Veda, più o meno il titolo è quello. E questo è un gioco gratuito, lo porto sul canale perché è uscito da un mese più o meno su Steam e ha avuto delle recensioni molto negative all'inizio, ora è più o meno nella media però. Diciamo che non è ben visto dai videogiocatori e non so il perché, quindi lo sto portando appositamente per questo motivo. Vediamo cosa c'è che non va in questo gioco, però ho visto che ci sono alcune recensioni su Steam di persone che ne parlano bene e altre invece che proprio lo schifano alla grande. No, non so per quali arcani motivi. Server America no. Ah, ma ecco perché, cioè per scaricarlo ci ho messo 3 ore perché ero sul server americano. Mannaggia a voi, mannaggia. Eccoci qua in una. Beyond the Sea of Darkness stood Gigantful, Mad King Magnus's gigantic fortress. Addirittura. Don't forget! Today's battle will crown the true king! May Venus will be upon our swords! All aboard! Tutti a bordo. I pledge to dedicate my sword under the flag of Ed, let's go up! The next true king and liberator. Veda, please look after us! Say farewell to the mad king's sins. May God judge his sins. Today is the day. We get true justice. Brothers, it's time. We pledge to our swords for this moment to come. To liberate the Holy Land from darkness. Don't have mercy on the enemies. We will purify the land with their blood. May Va bene. Venus will be upon our swords. Hail Magnus! Glory to the new king! Prepare to land! Prepare for landing! Move quickly! We will bring judgment on the mad old king! The hideous castle walls will fall! Look at the castle of darkness! Let's hoist the flag of liberation there! For the death of the mad king! È che è andata male. Usa il controllo per un'esperienza di combattimento coinvolgente. Vabbè, co come dici tu? Andiamo, andiamo, di corsa, di corsa. Che devo fare? Non si muove. Non... Ai, mannaggia voi. Yeah.
Non voglio morire, neanche io. Sì. Sì. Ouch. Beccati in pieno. Ok, dobbiamo raggiungere la base delle mura del castello. Difendi il bastione. Brandisci la tua spada e attacca i nemici. Resta lì in modo che le nostre forze possano salire. Attacco potente, cioè questo è l'attacco potente, vabbè. Va bene. E chi è questo? Sì. Piacere. È Frederick Martello Nero. Niente poco di meno che. Dannazione, non riesco a credere che sia Frederick. Il suo martello ci farà a pezzi insieme alle nostre armature. Ragioniamo. Ecco, non facciamoci prendere dal panico. Bisogna fare il possibile per sconfiggere Frederick.
farti colpire da Frederick. Devi muoverti velocemente per schivare. Ci provo. Schivate ti permette di evitare i potenti attacchi del nemico durante la battaglia. Schivate con somma vigore. Eseguire determinate azioni come correre, schivare e colpire richiede vigore. Di conseguenza potresti stancarti facilmente. Ricorda, non puoi effettuare delle azioni se ti manca il vigore. Vabbè. Sì. You're not destined to die. Edward. I combattimenti sono molto frenetici, non si capisce niente. Vabbè. Questo è? Arriva all'oscurità eterna. Bene, benissimo, direi. Guardate, un gioco di zombie. All'improvviso. Il gioco mi sa che comincia ora. Cosa siamo diventati? Cos'è? Un mix tra un alieno e un zombie. Tu chi sei? Hai perso la memoria. So che è difficile da credersi, ma avevi perso la vita. Il nostro corpo fisico non esiste più. Ti darò un corpo nuovo. Il mio corpo sarà... Come sarà? Ah, ecco, possiamo...
Devo decidere se essere una donna o un uomo. Vabbè, facciamo l'uomo. Sì. Questo. Come ti chiami? Ma che come, ma come mi devo chiamare? Ma ovviamente Lino Cocco. Includere un carattere, niente spazio. Per Lino Cocco, tutto così. Tutto unito. Ok. Sono Lino Cocco. Perfetto. Ma che è successo? Non ricordo nulla, ma certo che no. Questo libro sarebbe... Mettilo da mano nel Santo Graal. Wow. Premi un tasto o tocca lo schermo per continuare. Quindi noi ci chiamiamo Leon, salda convinzione. Non fidarti di te, fidati di me, perché io credo in te. Sti cavoli proprio. Adesso puoi usare il potere di Leon. Cioè? Ora sei la mia spada e un cavaliere di Veda. Cavaliere di Veda? Non sarai mica Veda, la dea della guerra, vero? Mi sa che è lei. Io sono Veda Astrea, la verità eterna che ha attraversato più e più mari di stelle. La gente mi chiama dea della guerra, però... E tu sei il cavaliere di Veda più speciale, l'erede del tredicesimo libro. Sono l'erede del libro? Ok. Since you're the master of the book, you'll have the powers of the Knights of Veda. You can save their arms on the book. Salvare loro equipaggiamenti nel libro. Apri il libro. Meccanico Yanko. Sono Yanko, posso riparare tutto. Lascia fare a me. Adesso puoi usare il potere di Yanko. È un cecchino. Potrei indossare il. Se usi il suo potere, potrei indossare il suo equipaggiamento. Ok. Adesso. Sì, lo dobbiamo fare per forza con mouse e tastiera, ragazzi. Possiamo chiudere? O più o meno, sì. Perdi il potere di Yanko. Ah, ok, possiamo cambiare personaggio. I frammenti di Veda dobbiamo trovare. Che Veda è debole. Pensiamo noi, non ti preoccupare. Il primo frammento è il cuore. Che è la fonte della mia energia. Il primo frammento necessario per farmi tornare in vita.
hope so. I use most of my power to save you. When I fall into sleep, protect me. Quando mi addormenterò, proteggimi. Ok. Wait. I still have questions. I'm too tired. Find my heart. Go find Finna, Johannes. Vai da Finar, Johannes, eccetera, eccetera. Cross nightmare and return to your world. Don't forget. It's Finna, Johannes and Todberg. Ok. Oltre l'incubo, esci dall'incubo addolorato. Usciamo. Già abbiamo avuto abbastanza. Where am I? This space holds my... I mean, our lost dreams. Questo spazio contiene i miei, cioè i nostri sogni perduti. No, forse dove i nostri sogni sono ricominciati. Sì. Nulla si è perso, è tutto da guadagnare, ragazzi. Quando si pensa che una cosa è persa, già è una sconfitta. Siamo in un incubo composto dai nostri ricordi. Presto arriverà un'orda di nemici. Solleva il tuo scudo. Ok. Perfetto. Adesso è il mio turno. In che senso? Ah, che dobbiamo attivare Yanko. Un cecchino. Ah, quindi abbiamo i poteri di un personaggio magari e poi gli attacchi di un altro e viceversa. Ok. Ah, ma abbiamo una specie di torretta. Questo è l'attacco, c'è anche l'attacco quello potenziato e quello semplice. Con X si posiziona la torretta automatica, con A si corre pure qua e c'è pure la schivata. Va bene, con Y che si fa? Oh. Torretta. Ok. You idiot. The Magnus fully understands what we mean. Let's go back. Torniamo indietro.
Rani? Sciocchi. Siamo di fronte al nostro obiettivo definitivo. E io ho ancora l'energia per andare avanti. Se non avanziamo adesso non ci sarà un'altra occasione. Vabbè, torniamo indietro. We're one second away from Magnus. It's your dream. You always wanted to end the lunatic tyrant on our own and become heroes. No. No, il mio sogno è stare con voi, ragazzi. Finché avrò voi al mio fianco potrò realizzare i miei sogni. Capo. Sapevo che potevamo contare su di te. What? Mannaggia voi. Come trappola. Leon, puoi farcela. Non temete. Saremo sempre insieme. Siete miei eterni. Questi forse sono i ricordi di questi eroi. Non saprei. Il nostro sogno finì 2 anni fa in questo luogo, infatti. Ma se riuscirai a fuggire da questo incubo, potrai realizzare i nostri sogni. Quindi noi stiamo rivivendo ciò che hanno vissuto e magari possiamo cambiare il destino cambiando le cose, i fatti che sono successi. Infatti siamo da soli. Aspettate, aspettate, Leon. Diventato le stelle dell'elemento sangue. Quindi i nostri attacchi non funzioneranno. Rani. Grande ritorno. Saremo sempre insieme. Quindi abbiamo sbloccato un altro personaggio, la ragazza del mezzodì, Rani. Va tutto bene adesso, io, Rani, la ragazza del mezzodì, sono qui per risolvere il problema. Grande Rani. Fatti 5. Potere di Rani, aspettate. Wow. Ok, abbiamo sconfitto. Grande Rani, senza il tuo aiuto. L'erede del libro. Grazie a te siamo riusciti a fuggire dall'incubo eterno. Ah, ecco, abbiamo salvato gli eroi, perché noi siamo
gli eredi del libro. Ok, grazie, molto gentile, Rane. Realizza i nostri sogni. Ci provo, ci provo. Attacca per aprire le forze del tesoro. E attacchi ripetuti con potere delle stelle uguale faranno sì. Cos'è il potere delle stelle? Che il nemico sviluppi resistenza per un certo periodo di tempo. Ah, quindi se attacchiamo continuamente con un potere uguale, diciamo che il nemico poi subirà meno danni da quel tipo di potere. Molto interessante questa meccanica. Al contempo verrà posto un simbolo sulla testa del nemico indicante la resistenza. Quando il simbolo scompare, la resistenza del nemico verrà annullata, mi sa. Ok. Troviamo varie cose, un po' di soldi, eccetera, eccetera. Comunque, ragazzi, io direi che il gioco è abbastanza interessante. Questo è un gioco solamente di presentazione del gioco. Dategli un'occhiata perché secondo me merita. Però ancora il mio giudizio resta in sospeso perché ho visto poco. Io direi che per questo gameplay è tutto. Sicuramente riproverò questo gioco in un'altra puntata, lo approfondiremo, vediamo cosa c'è che non va, perché tutte queste recensioni negative stanno ad indicare che forse c'è qualcosa che non va. Comunque finora è un gioco che più o meno sì, è un buon passatempo se il gioco continua così su queste meccaniche che ho visto. Comunque, se volete dargli un'occhiata, io ve lo consiglio e poi vi farete una vostra idea se il gioco merita o no. Io lo approfondirò in altre 2-3 puntate, quindi alla fine anche io mi farò un'opinione. Per questo gameplay è davvero tutto, grazie per l'attenzione, spero che il gioco vi sia piaciuto. Ci vediamo alla prossima e come sempre in mille altre mirabolanti avventure. Ciao!